Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidoni ed il video di oggi è veramente un unicum nel suo genere. Come ben saprete, nonostante il nome Pokémon Millennium, il canale ha sempre trattato anche video non inerenti necessariamente al mondo delle creature tascabili. Si è trattato di storia dei videogiochi, di specifiche delle nuove console, di aspetti della legalità e illegalità del mondo dei videogiochi, del diritto d'autore e così via dicendo. Oggi faremo qualcosa di simile e con i dati alla mano andremo a gettare luce su un'affermazione che circa da 15 anni i media italiani ci propinano. I videogiochi violenti portano alla violenza e spesso anche alla commissione di omicidi. Credo sia un'importante responsabilità per creatori di contenuti come noi che trattano ogni giorno del mondo dei videogiochi di gettare luce e di far chiarezza su questo tema cercando di diradare le nebbie della disinformazione. Credo che in generale accanto al mezzo stampa YouTube possa essere una validissima alternativa per grandi e piccini che vogliono informarsi su varie cose. Un'alternativa insomma ai giornali che troppo spesso finiscono per dare informazioni imprecise. E in realtà qui dovrei utilizzare dei termini un pochino più coloriti, ma credo che delle combo di insulti non aiutino la nostra causa, né aiutino a metterci dalla parte della ragione, quindi insomma evitiamo. Io ragazzi uno psicologo non lo sono e non lo sono neanche i giornalisti che hanno scritto negli ultimi giorni sul tema videogiochi. Proprio per questo, al contrario della stampa italiana, io mi limiterò a riportare studi e ricerche di psicologi, persone che vengono da tutto il mondo e che principalmente insegnano all'interno di università, quindi professori, ed eviterò, come fa qualcun altro, di cercare invece informazioni tramite il sentito dire o le domande e le risposte su Yahoo Answer. Peraltro, nel compiere i miei lavori di ricerca sono stato aiutato da diversi utenti iscritti al canale, tra i quali Pier Giorgio e Zeffo, che ringrazio e ai quali, insomma, lascio un saluto, perché voi siete la dimostrazione che il pubblico di YouTube e il pubblico dei videogiocatori è molto eterogineo, non è fatto solamente da bambini che devono maturare, ma anche da persone che lavorano e che studiano e che mettono passione in quello che fanno. Ma ragazzi, andiamo al dunque. Questi videogiochi violenti fanno diventare violenti oppure no? E perché proprio oggi ho pubblicato questo video? Molti lo sapranno già, ma nella scorsa settimana si è consumato un bruttissimo fatto in quel di Ferrara. Due ragazzi di 16 anni, Manuel e Riccardo, hanno ucciso a colpi di ascia il genitore di Riccardo. Sulla gravità del gesto nessuno ne discute, né tantomeno insomma è possibile sentire e leggere questa cosa senza provare un po' di sgomento. Il problema è che inspiegabilmente la stampa italiana nel raccontare la vicenda ha fatto menzione più volte del fatto che i due ragazzini fossero appassionati di videogiochi, anzi che consumassero la loro intera vita sui videogiochi di guerra. Date un'occhiata a questa immagine. Qui nel titolo in grassetto viene evidenziato che i due ragazzi passavano le loro intere notti davanti al PC. Ancora in evidenza, stavolta nel corpo dell'articolo, la frase "amavano i giochi di guerra". Curiosamente, all'interno sempre del corpo dell'articolo viene menzionato, non in evidenza, il fatto che Riccardo avesse dei gravi problemi a scuola e che per questo insomma ci fossero delle liti in casa con i suoi genitori. Peraltro il ragazzo ha dichiarato di aver fatto uso di cocaina. Però no, la stampa non decide di mettere in grassetto "il ragazzo faceva uso di droga", cosa che è illegale nello Stato italiano, oppure robe come "aveva dei gravi problemi a scuola e i genitori lo accusavano di avere brutti voti". No, meglio mettere in evidenza il fatto che amava i videogiochi di guerra. Badate bene, questo non è l'unico editoriale che ha fatto un collegamento di questo tipo. In questo qui si parte con il titolo "videogame barre Spinelli, così i due giovani hanno preparato l'omicidio". Mi sfugge in realtà come si possa preparare un omicidio con un videogame e mi sfugge soprattutto come si faccia a preparare un delitto con un bar. E a dire il vero anche l'affermazione sugli Spinelli è discutibile, ma andiamo avanti, non ce ne interessiamo. Proseguendo oltre, l'articolo continua descrivendo le giornate vuote dei due ragazzi. Tra le cose che questi due ragazzi facevano, l'articolista include i videogiochi. E cito testualmente, i due ragazzi votavano la loro giornata al nulla più assoluto. Vogliamo andare oltre? Eccone un altro. "Ferrara, dal delitto al videogame, così si sono mossi i due amici". Qui si raggiungono degli apici stilistici veramente notevoli. Dopo il sottotitolo "un gioco alla console dopo il massacro", l'articolo continua dicendo "dopo aver ucciso provano a nascondere le prove e i corpi". Non sarò un giornalista, però forse per far conoscere meglio l'accaduto al lettore sarebbe più importante mettere in evidenza l'iter criminis, quindi effettivamente ciò che hanno fatto magari dopo l'omicidio, non quello che hanno fatto dopo aver completato l'omicidio, cioè due ragazzi in stato di shock che probabilmente avrebbero potuto fare qualsiasi cosa e probabilmente qualsiasi criminologo non gli darebbe troppo significato. Insomma, che c'entra la partita alla PlayStation dopo che hanno compiuto l'omicidio? Ma del resto che mi aspetto? Il giornalista conclude il suo articolo scrivendo "poi un pisolino per affrontare la giornata che gli avrebbe condotti alla confessione".
Temo che oltre al buon senso l'articolista si sia perso anche la grammatica pensando ai videogiochi e a quanto sono importanti. Potrei andare avanti, ma avete capito l'andazzo. In generale, la stampa italiana ha deciso di legare indissolubilmente l'omicidio commesso da due sedicenni e il fatto che questi giocassero ai videogiochi violenti. Insomma, come se implicitamente ci stessero dicendo: guardate che giocare ai videogiochi violenti fa ammazzare le persone. Preso atto del pensiero dei giornalisti italiani, supportato dal nulla assoluto che tanto è piaciuto citare al nostro articolista di qui sopra, c'è da chiedersi quanto ci sia di vero in tutto questo. Veramente i videogiochi violenti sono in grado di portare a uccidere? Come detto in precedenza, per dare una risposta seria a questa domanda non potremo che citare psicologi esperti, professori universitari che hanno passato anni a fare studi sulla materia. Solo così potremo dirimere i dubbi su questa questione. Altrimenti, insomma, se cominciassimo a dare le nostre opinioni autoreferenziali, finiremmo per macchiarci inevitabilmente di ignoranza. Nel campo della psicologia ci sono due correnti. La prima esclude totalmente un rapporto tra videogiochi violenti e comportamenti aggressivi. L'altra invece vede un collegamento fra le due cose. Essendo noi non intellettualmente disonesti, citeremo entrambe le correnti e le andremo a approfondire. Paradossalmente scopriremo che nessuna delle due correnti, neanche quella che sostiene il collegamento tra comportamenti aggressivi e videogiochi violenti, arriva a dire che si può uccidere perché si è giocato a un videogioco. Partiamo con la prima. La corrente avversa al collegamento tra comportamenti aggressivi e videogiochi violenti è capeggiata da Christopher Ferguson, un professore universitario di Stanson. Ferguson ha compiuto due ricerche fondamentali, la prima sulla correlazione tra crimini violenti e film violenti e la seconda invece su comportamenti aggressivi e videogiochi violenti. Premesso che Ferguson stesso ammette che i videogiochi abbiano un grado di, tra virgolette, pericolosità maggiore rispetto ai film, in quanto sono molto più invasivi nella mente di chi è fa da spettatore, visto che il videogioco rispetto al film permette un'immersione totale nel personaggio, insomma si ha il controllo delle vicende, il professore non ha individuato alcun collegamento in entrambi gli ambiti tra violenza vista attraverso i media e violenza compiuta praticamente. Nel caso dei film, secondo Ferguson, c'era l'impressione tra gli anni 30 e gli anni 50 di una sorta di crescita dei crimini violenti con la crescita proporzionale della pubblicazione di film violenti. La cosa poteva far pensare all'epoca ad una correlazione fra le due cose, ma tra gli anni 50 e gli anni 90 non si è avvertita questa correlazione, che insomma era completamente sconnessa. Non c'era un filo conduttore tra da una parte i film violenti e l'altra l'aumento e il decremento dei crimini. Addirittura dal 1990 è avvenuto l'inverso, sono stati pubblicati tanti film violenti ma ci sono stati meno omicidi e meno crimini violenti rispetto a prima. La conclusione del professore è stata dunque che il rapporto direttamente proporzionale tra l'aumento di pubblicazione di film violenti tra gli anni 30 e gli anni 50 e quello dei crimini violenti tra gli anni 30 e gli anni 50 fosse semplicemente un caso. E tra l'altro, anche se non sono uno psicologo, mi permetto di dire che tra gli anni 30 e gli anni 50 c'era la Seconda Guerra Mondiale di mezzo, che forse qualcosa ha fatto. Nel caso dei videogiochi però Ferguson fa di più. Egli ha dichiarato che gli studi che lo hanno preceduto sarebbero fondamentalmente imprecisi, compiuti con metodi sbagliati, dunque i risultati che si sono ottenuti non possono essere affidabili. I motivi sarebbero molteplici e il più importante è che all'interno di questi studi, che vanno ad analizzare semplicemente le reazioni a breve termine, non si potrebbe distinguere tra il fattore della violenza vista attraverso i videogiochi e quella invece della frustrazione provata mentre si gioca. Mi spiego meglio. Come tanti altri sentimenti, la frustrazione può essere una base per lo sviluppo di comportamenti aggressivi. Molti di voi avranno provato frustrazione giocando a giochi particolarmente complessi oppure semplicemente sviluppati male, magari con problemi di controlli o telecamere. E questo vi ha portato ad essere innervositi, in un qualche modo più irascibili del solito. Ecco, secondo Ferguson, il metodo analizzato per gli studi prima dei suoi andava a rendere impossibile la distinzione tra il comportamento aggressivo causato dalla violenza percepita dal videogioco e quella appunto percepita dalla stessa frustrazione nel giocarli. Il motivo è molto semplice: gli studiosi facevano giocare i bambini per 10 minuti a giochi violenti dei quali non conoscevano nulla, quindi il bambino prendeva il joystick in mano, magari crepava 5, 6, 7 volte ed era frustrato per non riuscire ad applicarsi all'interno del gioco, magari skippando totalmente i tutorial. Insomma, dice Ferguson giustamente, come si fa a capire se poi nel breve termine il bambino ha reagito perché il gioco è violento o perché semplicemente non ci aveva capito niente? Il professor Priviski in tal merito ha compiuto uno studio per approfondire la questione. Egli ha fatto giocare due gruppi di persone ad Half-Life 2. Il primo gruppo di persone ha giocato alla versione originale, quindi con tutte quante le violenze del caso. Il secondo gruppo invece ha giocato ad
un Half-Life 2 senza sangue, senza contenuti violenti e senza tutorial. Alla fine di questo esperimento, sempre nelle rilevazioni a breve termine, il professore universitario si è reso conto che le persone che hanno giocato la versione non violenta del gioco, ma senza tutorial, erano più inclini ai comportamenti aggressivi rispetto a quelle che invece avevano giocato la versione violenta, in un certo senso confermando la tesi iniziale di Ferguson. Nel 2014 poi c'è stata un'altra analisi empirica compiuta da alcuni ricercatori della Villanova e Rutgers University negli Stati Uniti. Loro hanno compiuto uno studio simile a quello fatto da Ferguson sui film e lo hanno però traslato sui videogiochi. Hanno analizzato l'incremento di crimini violenti nel periodo di uscita di tre giochi particolarmente violenti e famosi: GTA San Andreas, GTA 4 e Call of Duty Black Ops. Il risultato dello studio è stato sorprendente. Nei sei mesi successivi alla pubblicazione di ogni videogioco citato, i crimini violenti non erano in crescita ma addirittura in diminuzione. Questo ha portato i ricercatori a darsi due soluzioni possibili. La prima soluzione è abbastanza semplice: le persone della fascia d'età che comprano quei videogiochi, che poi sono state quelle analizzate nel campo della commissione di crimini violenti, quando escono questi videogiochi si chiudono in casa, li finiscono, li giocano e quindi non uscendo fuori hanno meno probabilità di delinquere. L'altra soluzione invece è un pochino più complessa e getta le basi per la cosiddetta teoria della catarsi. Benché questa teoria non sia sostenuta in maniera forte da studi pratici, è comunque abbastanza diffusa fra alcuni studiosi dei giorni d'oggi e consisterebbe nel comprendere che la violenza, che ha una sorta di attrattiva naturale ed innata nell'essere umano, può essere canalizzata all'interno di questi canali fantasiosi come il film o come il videogioco. In un qualche modo quindi l'uomo può sfogare questa volontà di essere vicino in un qualche modo alla violenza senza poi di fatto andarla a praticare realmente al di fuori di contesti fantastici. Insomma, in questo modo non solo il videogioco non creerebbe persone violente, ma andrebbe addirittura a diminuire la violenza nel mondo. Quello che abbiamo detto finora, ci tengo a precisarlo, è solamente una parte dell'insieme degli studi fatti sulla materia. Come abbiamo detto all'inizio del video, c'è un'altra metà di studiosi psicologi, parimente rinomati rispetto ai primi che abbiamo citato, che ritengono che invece un collegamento tra comportamenti aggressivi e videogiochi violenti ci sia. Ad onor del vero, peraltro, sono gli studi più recenti a dire questo. Nell'aprile del 2015 la risoluzione della APA, ovvero dell'Associazione Psicologi Americani, ha dichiarato che ormai senza ombra di dubbio si dovrebbe poter tracciare un collegamento tra comportamenti aggressivi e videogiochi violenti. Ma cosa si intende per comportamenti aggressivi? In psicologia un comportamento aggressivo non necessariamente è un atto di violenza fisica. Più comunemente un comportamento aggressivo si risolve in una sorta di volontà di mettersi in competizione con gli altri, uno sviluppo di un sentimento di possessività o al massimo violenza verbale. Insomma, la violenza fisica è solamente una rara soluzione del comportamento aggressivo e la violenza letale, cioè l'omicidio, è una soluzione rara della violenza fisica. Udite, udite, nell'ultimo paragrafo della ricerca della APA che abbiamo appena citato, gli studiosi ci tengono a fare una precisazione. Gli psicologi dichiarano a caratteri cubitali che al momento, al giorno d'oggi, non esistono studi che riescono a relazionare i videogiochi violenti alle azioni letali. In altre parole, nessuno studio ad oggi ha sufficienti prove per dire che i comportamenti aggressivi eventualmente scaturiti da videogiochi violenti possano portare alla commissione di atti estremi come un omicidio. Cosa che invece la stampa italiana non si è fatta problemi a dire, nonostante la cosa non sia sostenuta da niente. Nulla assoluto, bello no? Ma andiamo avanti. Quanto questi videogiochi violenti influiscono sul comportamento aggressivo eventualmente sviluppato in una persona? A dire il vero, gli studiosi ne parlano come un fattore di rischio. Esattamente come mangiare un pacchetto di patatine è eventualmente un fattore di rischio per sviluppare l'obesità in una persona, così giocare a videogiochi violenti è eventualmente un fattore di rischio per sviluppare in questa comportamenti aggressivi. Peraltro la dottoressa Moore, altra psicologa, ne parla come un fattore di rischio minoritario, accanto a ben maggiori problematiche e fattori di rischio come i problemi a scuola o i disturbi relazionali in famiglia. Entrambe queste cose erano presenti, questi fattori di rischio erano vivi all'interno della storia di Riccardo, eppure la stampa decide di ignorarli completamente e di prendere in mano solamente il fattore di rischio minore, i videogiochi. Peraltro, secondo uno studio comparato fatto da psicologi giapponesi e americani, sembrerebbe che il modo di recepire i media violenti cambi di cultura in cultura. Vi faccio un esempio. In Giappone la violenza, attraverso i media, è mostrata con un po' di cruenza in più e spesso con una sorta di close-up su quella che è la sofferenza della vittima che patisce la violenza. Questo porta i giapponesi ad avere paura della violenza e quindi di fatto ad avere meno probabilità di perpetrarla al di fuori del contenuto visualizzato.
Questo, badate bene, non significa che in Giappone ci sia meno violenza che in America. Significa solamente che in termini di violenza, o meglio di comportamenti aggressivi scaturiti dalla visualizzazione di media violenti, l'influsso di questi in Giappone è meno forte di quello che c'è in America. Chiariamo adesso un ulteriore punto. All'interno del rapporto della APA si parla di un altro effetto dei videogiochi violenti, la desensibilizzazione alla violenza. Che cosa si intende per desensibilizzazione? Sempre la dottoressa Moore, che abbiamo citato prima, riporta uno studio fatto su due gruppi di 10 bambini. I primi 10 giocano a videogiochi violenti e i secondi 10 no. I 20 bambini al completo sono stati posti davanti a una serie di immagini e di video che mostravano casi di violenza nel mondo reale, niente di che, principalmente inseguimenti della polizia con tanto di cattura dei malfattori. I bambini che hanno giocato a videogiochi violenti durante lo studio si sono mostrati meno impressionabili di quelli che invece non avevano fatto uso di videogiochi violenti davanti alle immagini che sono state mostrate. La dottoressa Moore però ci tiene a precisare una cosa: questo non ha alcuna correlazione con la possibilità o probabilità di compiere atti violenti. Sempre la dottoressa fa il paragone con il chirurgo. Il chirurgo che lavora magari aprendo corpi e lavorando quindi sulla carne umana è sicuramente meno sensibile a questo tipo di violenza. Ma questo non fa di lui un omicida. A meno che non vogliate dire che i medici, siccome vedono i malati e i morti, sono dei serial killer latenti. Peraltro la dottoressa, all'interno dei suoi scritti, arriva ad una conclusione molto simile alla teoria della catarsi di cui abbiamo parlato prima. I bambini e gli adulti si avvicinano nella loro vita alla violenza simulata, in generale quindi non solo tramite videogiochi, per provare situazioni di pericolo in contesti di piena sicurezza. Insomma, guardando un film dove il personaggio muore oppure giocando a un videogioco nel quale si possono uccidere persone, l'uomo realizza uno dei suoi bisogni primari, quello di provare e esplorare sensazioni ed emozioni diverse. In questo caso sensazioni ed emozioni che, se poste nel pratico, nella vita reale, potrebbero portare a conseguenze negative e che invece la tecnologia ci propone senza controindicazioni. È tempo quindi di tirare le somme della questione. Tenendo conto che una parte degli studi psicologici non ravvedono direttamente un collegamento tra comportamenti aggressivi e videogiochi violenti e che la seconda parte della dottrina li ravvede, ma raramente li descrive come comportamenti violenti e mai li descrive come comportamenti e azioni letali come gli omicidi, possiamo pacificamente trarre una conclusione. I videogiochi violenti non rendono nessuno assassino. Mi spiace. L'omicidio compiuto da Riccardo Emmanuel, alla luce di ciò che abbiamo visto oggi, non può che essere un fenomeno dovuto ad altri fattori situazionali, ad altri fattori di rischio ben più gravi del giocare ai videogiochi di guerra che hanno portato i ragazzi a compiere un gesto estremo. Come abbiamo detto più volte, il ragazzo aveva fatto uso di droga, aveva dei problemi in famiglia dovuti ai voti a scuola, quindi presumibilmente aveva una situazione difficile anche a scuola. Forse sono questi i fattori che hanno portato un ragazzo di 16 anni a compiere un gesto estremo, non una partita a Call of Duty. Peraltro, come abbiamo detto prima, le stesse ricerche che collegano comportamenti aggressivi ai videogiochi violenti escludono totalmente che ci sia la possibilità di uccidere partendo da un videogioco. Cioè, dai ragazzi, esattamente di che stiamo parlando? Con questo video, ragazzi, non vogliamo assolutamente dire che invitiamo tutti quanti a fare un uso massiccio e sconsiderato dei videogiochi violenti. Altrimenti mi trovo probabilmente domani in prima pagina con queste parole scritte sopra la mia testa. Ricordo che ogni videogioco ha un bollino PEGI che teoricamente dovrebbe essere rispettato. Questo bollino indica l'età che l'utente deve avere per giocare al gioco violento in questione. Quindi, insomma, nel momento in cui la maggior parte dei giochi violenti sono più 16 o più 18, già dovrebbe essere improbabile che i bambini giochino a questa tipologia di titoli. Ricordo però che anche se dovesse succedere o che se questi effetti andassero insomma a colpire una persona maggiorenne, comunque non arriverebbero, pur facendone un uso non moderato, a portare questa persona a compiere azioni di violenza letale. Ragazzi, credo in un anno e mezzo di lavori che abbiamo fatto su YouTube di non avervi mai chiesto una condivisione, stavolta però mi sento di farlo. Non mi importa in realtà il numero di visualizzazioni che questo video andrà insomma a totalizzare, quel che mi importa è che questo video possa arrivare nelle case delle famiglie che ritengono, guardando il telegiornale, che i videogiochi possano essere un danno per i loro figli. Come ho detto all'inizio del video, credo che YouTube sia una piattaforma di diffusione importante. Credo che possa esserci insomma un utilizzo un pochino più serio se una volta tanto facciamo luce su un argomento sul quale neanche gli adulti spesso sanno che cosa dire. Io vi invito a lasciare, se il video vi è piaciuto, il più pacifico dei like che avete mai lasciato in vita vostra, e potete anche lasciarmi un commento su cosa ne pensate della questione o se avete altre aggiunte. Vi ricordo che in descrizione avete la pagina Facebook di Saidonia, alla quale lasciare un like per vedere la programmazione settimanale e il dietro le quinte, e il canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sui feed dei video. Noi ci vediamo giovedì con il nuovo PokéAsk. Ciao ragazzi!